Da ieri i cittadini di 7 comuni della Locride hanno eletto i nuovi componenti del Consiglio Comunale per il prossimo quinquennio amministrativo. Bianco, 4.256 abitanti, è il comune più grande di questa tornata elettiva, mentre il più piccolo è Pazzano con appena 543 residenti. Si è votato anche a Brancaleone, 3.464 abitanti, Bruzzano Zeffirio, 1.104, Casignana, 761, Platì, 3.839 e Samo, 791 abitanti. La partita più affascinante è stata a Bianco, dove i due rivali, l'uscente Aldo Canturi contro Pino Serra, si sono dati battaglia fino a photo finish e dopo una serie di schede favorevoli all'uno e all'altro ha vinto il sindaco in carica Aldo Canturi, che ha superato per appena 9 voti, 1.242, il rivale Pino Serra fermo a 1.233. Un duello appassionante che ha tenuto col fiato sospeso entrambi gli schieramenti fino alle ultime schede. È ovvio che a fine scrutinio i volti scuri dei non vincenti hanno fatto da contrappeso con quelli pieni di felicità dei vincenti. Un dato è certo, da ieri Bianco è politicamente equamente divisa in due. Non meno appassionante lo spoglio di Casignana, anche se il vantaggio dello sfidante Rocco Celentano, tra i 35 e i 50 voti, che lo ha condotto verso il giudizio finale a suo favore, è stato costante. Ha perso, malgrado le 207 preferenze, il sindaco uscente Vito Antonio Crinò, mentre il suo antagonista è arrivato a 256 voti. Il duello è stato interessante perché la sfida è stata tra due che sono stati insieme assessori nel recente passato e pertanto hanno fatto parte dello stesso gruppo, ovvero quello che fa riferimento alla famiglia Crinò, dove Franco, ex senatore ed ex consigliere regionale, ha scelto di correre con la carica di consigliere comunale a fianco del nuovo sindaco Celentano e lo ha fatto per dedicarsi esclusivamente al bene della piccola comunità della cittadina della Bassa Locride. Certo, il sindaco uscente, Vito Antonio Crinò, anche per i legami parentali, non l'ha presa bene e dice che lo hanno votato i casignanesi liberi, quindi aggiunge: "Sono contento per il risultato e ringrazio le 207 persone che hanno scelto liberamente di darmi la preferenza". Poi la stoccata al vetrolo: "La mia coalizione è fatta di gente umile e disponibile che ha guardato sempre agli interessi collettivi e non a quelli personali. Sono orgoglioso". Termina dei 5 anni di amministrazione, perché, afferma ancora il sindaco uscente Vito Antonio Crinò, abbiamo lavorato per il bene comune. "Sarò il sindaco di tutti", invece afferma il nuovo primo cittadino celentano, "e assicuro il mio impegno per aiutare la mia comunità a crescere e sarò attento alle esigenze dei miei concittadini". A Brancaleone invece il nuovo sindaco è Silvestro Garofolo, che ha preso 1.570 voti. Lui già ci aveva provato lo scorso anno, ma non era stato eletto perché non aveva superato il quorum del 50% più 1, quoziente necessario per chi non ha avversari. Il suo rivale è Tommaso Gangemi, si è fermato a 169 preferenze. A Bruzzano Zeffirio non si è candidato il sindaco più che ventennale Franco Cuzzola, diventato, è il caso di dire, un'istituzione nella cittadina della Bassa Locride, ma il suo erede è il figlio Giuseppe, che ha battuto Maria Francesca Lia. A Platì, Rosario Sergi torna sindaco dell'ente di Piazza Domenico De Maio. La sua amministrazione è terminata in anticipo per le dimissioni di massa di assessore e consiglieri comunali e poi l'ente è stato commissariato dallo Stato per ingerenze mafiose all'interno degli uffici comunali che ne hanno condizionato l'attività, superando Pietro Marra. A Samo, per concludere, è Paolo Politano, l'erede del sindaco Giovan Battista Bruzzaniti, che ha scelto di non ricandidarsi per motivi legati alla sua professione. Il nuovo sindaco ha superato Pietro Brancatisano.